Buonasera, saluti, bentrovati. Buonasera, saluti e bentrovati. Siamo qui con Christian, che ha lasciato il suo banchetto per raccontarci come sta andando l'estate, per raccontarci questo punto fermo nella storia sorrentina della gioielleria, perché la sua specialità è alle nostre spalle, i pezzi più belli, quasi da musealizzare, ma sono in vendita. Che cifre costano, sì, certo. Ci sono un po' di tutte le cifre, ma quello che è più importante quando parliamo di camei, che più che gioielleria è una forma d'arte, è il soggetto rappresentato e il significato del soggetto rappresentato, infatti. Al di là del costo, perché chi cerca un cameo non cerca quello particolarmente elaborato, ma cerca qualcosa che possa ricordargli qualcosa che loro dimenticano, e tramite l'oggetto d'arte invece lo possono tenere a mente. Intanto noi siamo qua perché ci hanno mandato, in quanto è stata inventata recentemente la sirena in tutte le salse, coniugata e declinata a partire dal cameo, eccola qua. Ma quella che è la più bella è questa qui, è il soggetto che abbiamo la sirena di Sorrento. Ormai tantissimi. Mi fa piacere che gli hai dedicato una intera vetrina, tutta scena. È chiaro. Meravigliosa, in argento, in oro. Un posto come Sorrento che non aveva ancora un simbolo chiaro e definito era inaccettabile. Non avere una bandiera. No, la gente veniva e diceva Sorrento è il simbolo il limone, senza sapere che già Plinio diceva che Sorrentum viene da Sirenum, senza pensare a Strabone che diceva che Ulisse, certo. E così un limone. E allora la sirena invece... Cristian, abbiamo visto che anche le guide turistiche ti vogliono bene, come mai? Ti vogliono bene perché siamo gente che facciamo il nostro lavoro e basta, non andiamo a fare cose diverse da quelle che sono le nostre attitudini. È entrato nel circuito delle navi da crociera che arrivano a Napoli, che arrivano a Sorrento, e la guida turistica con il suo gruppo, passando da qui, non lascia mai di soffermarsi, vero? A me non la parola la dicono, ma già solo per il fatto che... È il banchetto che attrae, perché c'è questo misto di artigianalità, di professionalità e soprattutto un lavoro fatto con la mente, col cuore e con le mani, altrimenti... Esattamente, e con lo spirito, E intanto Cristiano, un bilancio dell'estate. Quest'estate, 4 settembre, certamente, è un'estate che è più normale rispetto a quella dell'anno scorso e quella degli anni fa, dove magari il turista veniva da 2 anni che non era riuscito a viaggiare, l'aveva messo da parte, quindi quando viaggiava spendeva come marinai ubriachi. Oggi si è trovato in normalità, quindi c'è stato un luglio e agosto che magari è stato un poco più in sordina, sebbene i numeri sono aumentati, erano soprattutto giovani. E adesso invece torna il turismo settembrino, dove non sono più famiglie con bambini piccoli, ma sono persone di una certa età, più coppie che famiglie. Entriamo in quell'ottica che definiscono il turismo sostenibile, un po' più lento, un po' più tranquillo, meno frettoloso. Che è più consono alla cittadina, perché Sorrento è una cittadina che vuole un turista che passeggia lentamente, che si guarda in giro meravigliato, non che deve fare mille chilometri per un panino perché ha visto su Instagram dell'asima, è un po' particolare la situazione. I nostri auguri e i nostri complimenti. Grazie mille, ciao a tutti. Cristian, per questa meravigliosa vetrina della sirena, che è una cosa eccezionale. E grazie per la tua sirena che porterò con molto piacere, grazie, grazie, grazie a te, ancora. Grazie a voi per la visita. Ciao. Ciao.